Grazie Presidente. Dunque, volevo dire una prima cosa, iniziando questo breve discorso. Allora, ho cercato questi giorni sul regolamento e guardi, ho fatto fatica, Presidente, l'articolo in cui c'è scritto che il numero legale doveva assicurare la maggioranza. Non l'ho trovato. Sa perché? Perché non è così. Perché noi siamo 48 consiglieri eletti, nominati dai cittadini romani, e abbiamo il dovere di assicurare la nostra presenza e permettere all'Aula di lavorare se non giustificati da certificato medico o da missione. Punto. Questa è la situazione. Glielo dico con tanta tranquillità che tutto ciò che si è verificato il 30, qualora dovesse dare, io spero di no, perché comunque cerchiamo di essere ovviamente celeri nell'approvazione di questa delibera, qualora dovesse determinare una sanzione nei confronti dell'amministrazione di Roma Capitale, che ovviamente risponde in prima persona, poi eventualmente si rivale sui consiglieri, ecco, io in quel caso sarò veramente curioso di sapere quale sarà la posizione di fronte a un'eventuale chiamata in giudizio dei consiglieri che, pur essendo presenti qui in aula, lo hanno anche dichiarato volontariamente, non hanno dato la presenza, non permettendo all'Aula di lavorare e di determinarsi per l'approvazione di una delibera che andava in scadenza, quindi provocando con il loro comportamento la somministrazione di una sanzione nei confronti di Roma Capitale. È questo quello di cui dovranno eventualmente rispondere gli assenti. Ricordo. Pelonzi. Ognuno ha fatto un attimo solo, consigliere, ognuno ha fatto il suo intervento in dichiarazione di voto, per cui. Vorrei sottolineare un altro fatto, che le persone, noi abbiamo assicurato l'esecuzione sempre in prima battuta dei lavori dell'Aula dall'inizio di questa consigliatura, sempre per tutte le sedute dell'Aula, solo il 30. Per motivi anche legati allo stato di salute di alcuni nostri consiglieri, eravamo 23, vale a dire bastava la collaborazione di un solo consigliere per poter permettere di Allora, lavorare. cominciamo. Pelonzi. Vada, Pelonzi, la richiamo all'ordine. Aggiungo un'altra cosa. Che questo comportamento ha provocato quello che giustamente è stato detto, vale a dire il ritardo sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Delibere che nascono nel 2008 e negli anni successivi, ne abbiamo approvate più di 300 in quest'Aula, i debiti che hanno fatto loro. Basta con questa propaganda politica da due soldi. Voto favorevole del Movimento 5 Stelle.